sta diventando una marcia trionfale. La regina di Toscano sta sbriciolando ogni record. Contro la casertana arriva la sesta vittoria di fila, una vittoria che vale anche il 14° risultato utile consecutivo. Mai nessuno, in oltre 100 anni di storia amaranto, aveva conservato l'imbattibilità iniziale così a lungo. C'è riuscito lui, Mimmo Toscano, uno che non si accontenta mai, uno capace di eguagliare all'esordio sulla panchina amaranto anche le 7 vittorie interne di fila in campionato, record quest'ultimo che apparteneva alla regina di Zoratti. Sono numeri incontrovertibili, numeri che certificano la supremazia di una squadra che sfiora la perfezione. Anche contro un avversario chiuso a riccio, la regina sbriga la pratica con la maturità delle grandi squadre. Aspetti il momento giusto per colpire, senza mai farsi prendere dalla frenesia. Accetta la sfida, si adegua all'avversario che la mette sull'aggressività e poi lo colpisce al tramonto del primo tempo e con un'azione che è il manifesto del calcio di Toscano. Giro palla infinito e arrivederci casertana. Siamo al minuto 40 quando Corazza, e chi altrimenti, inchioda così Crispino con un fendente che non lascia scampo al portiere ospite, e il gol che spacca in due una partita che la regina chiude d'inizio ripresa. Stavolta è Reginaldo a dare il via alle danze, innescando un Bresciani devastante su quella corsia. Il cross dell'ex Livorno è un cioccolatino che Corazza stranamente non scarta. Lo fa però Reginaldo, che di destro rompe il digiuno per il brasiliano. È la fine di un incubo da festeggiare sotto una curva impazzita. La gara, di fatto, finisce qui perché la casertana, imbottita di rincalzi per via delle numerose assenze, non ha più la forza di reagire e rischia il tracollo quando Toscano, il cannibale, getta nella mischia anche Denis ed Umbiá. Non ha nessuna intenzione di accontentarsi il mister e così il finale si trasforma in una sorta di tiro al bersaglio. La casertana ha un sussulto soltanto sui titoli di coda quando Guarna si sporca finalmente i guantoni, chiudendo la porta in faccia dinanzi ai tentativi dei falchetti, costretti a fare i conti anche con il ritorno di Bertoncini. Ecco un'altra freccia a disposizione del mister che, grazie alla 10ª vittoria in campionato, mantiene inalterato il vantaggio nei confronti delle inseguitrici e resta in fuga. Ma non ditela a Toscano, potrebbe prenderla malissimo.